Si diceva nelle lezioni precedenti come l'ideale continuazione di questo discorso fosse appunto il passaggio dal Grand Tour che abbiamo descritto appunto in precedenza, col suo turismo d'élite, alla nascita di un turismo organizzato di massa attraverso tour operator e agenzie di viaggio, prima di tutto. Quando questo avviene? Grazie a chi? Si è detto che il turismo, anche solo come termine, ha origine proprio dal Grand Tour. Cominciamo a dire che le differenze rispetto alla realtà di oggi sono comunque evidenti. Il viaggio allora, come ho detto varie volte, è riservato all'elite, un qualcosa per pochi fortunati, non un fenomeno di massa che tutti o quasi si possono permettere come oggi. Lo scopo del viaggio poi era essenzialmente culturale, scoperta e conoscenza degli altri e di sé. Il diletto, che pur non mancava, diamolo, era comunque secondario rispetto ad oggi. Le vie di trasporto e comunicazione, poi le stesse strutture ricettive dell'epoca, l'abbiamo proprio ricordato nella lezione precedente, non erano assolutamente paragonabili in quantità e qualità a quelle odierne. Abbiamo sfruttato gli servizi sprezzanti, molte volte anche in qualche modo ingenerosi nei confronti del nostro paese. Mancava quindi poi anche una vera organizzazione a supporto dei viaggiatori, i quali molte volte erano costretti a improvvisarsi turisti fai da sé, loro e la servitù che li accompagnava, che doveva in qualche modo cercare di tamponare anche tutte quelle difficoltà che singoli viaggiatori e poi poco per volte le famiglie, donne, figli, con più gente cominciava a viaggiare, non era più soltanto il singolo giovane intellettuale col tempo, ormai la famiglia del nord Europa che cominciava ad incamminarsi lungo queste vie che portavano al sud, quindi molta gente da accompagnare per sopperire a quelle che erano anche le mancanze dell'epoca. Sempre così vanno avanti le cose? Ovviamente no, ben presto le cose cambieranno. Viaggio, la sua organizzazione, pianificazione, il mondo moderno sta trasformando con grande velocità. La mentalità capitalistica, la trasformazione industriale sta avvenendo con sempre più forza, è quello che dà proprio la ricchezza a questi paesi del Nord Europa. E chi comincia a scendere sono più rappresentanti di questa isola. La mentalità cambia, quindi anche il turismo diventa un'industria. Usiamo pure questo termine, cioè un settore in cui investire tempo e capitali, una vera e propria attività economica in grado di garantire cospicui guadagni. Benissimo, facciamo dei nomi. Facciamo degli esempi. Thomas Cook. Thomas Cook è conosciuto come il primo tour operator della storia. La Thomas Cook fu la prima agenzia di viaggi di cui noi abbiamo appunto memoria nella storia della nostra Europa moderna e contemporanea. Senza agenzie di viaggio, sappiamo benissimo, i tour operator, il turismo moderno non esisterebbe. Non esisterebbe. Quando fu allora questo accade per la prima volta. Quale fu il primo viaggio organizzato nella storia? È proprio stato quello pensato e realizzato, la data ben precisa, 5 luglio del 1841, da Thomas Cook. Quel giorno, gli appartenenti alla Temperance Society, un gruppo religioso che si batteva dall'estero per la moralizzazione dei costumi, di cui lo stesso Cook faceva parte, viaggiarono in treno dalla cittadina di Leicester al bordo di Lago Lung. 11 miglia di distanza, non tantissimo, in treno, per partecipare che cosa? Ad una manifestazione di estemi, viaggio e intento edificante, moralistico, religioso. Il costo? Lo scegli una testa. Ma attenzione, conta anche come tutto questo era stato organizzato. L'evento era stato promosso dallo stesso Cook, che era tipografo in origine, grazie alla stampa di centinaia di volantini pubblicitari. L'organizzazione, ad opera di Cook, si era occupata di tutto: acquisto dei biglietti del treno, servizio di accoglienza e distribuzione di un pasto all'arrivo. Non mancavano nemmeno canti religiosi ed omelie che invitavano all'astinenza. Questi canti accompagnavano appunto il viaggio. Ricordiamo il fine educativo, scopo religioso del viaggio stesso, religioso ma anche affare economico. Il viaggio fu un successo. I partecipanti superarono le 500 persone. È stato il primo viaggio organizzato dell'epoca ad opere
di Thomas Cook. Thomas Cook quindi era al tempo stesso, l'abbiamo già accennato, sia un uomo di chiesa, un uomo di fede, un predicatore protestante, ma anche un imprenditore che ha fatto poi diventare dalla tipografia al turismo la sua attività principale, sua e della sua famiglia, Thomas Cook & Son, poi si chiamerà appunto l'impresa. Impresa che è giunta fino a noi, purtroppo è fallita con il Covid pochi anni fa. Quella che era stata la secolare storia, sotto varie ragioni sociali, della Thomas Cook. Insomma, ma torniamo al nostro fondatore, come predicatore, Thomas Cook, abbiamo già capito, voleva lottare contro la crescente piaga sociale dell'alcolismo, particolarmente diffusa fra i più poveri. Ecco questo elemento, anche la novità. Prima il Grand Tour riservato soltanto all'elite aristocratiche, altoborghesi. Qua si tratta invece di un qualcosa che va anche verso strati sociali più ampi, la piccola borghesia, gli operai delle città che affollavano sempre di più i borghi industriali della moderna Inghilterra. Perché si rivolgeva a loro Thomas Cook? La sua idea era quella di offrire proprio a questi ceti più disagiati, marginali, preda anche della devianza che in un certo senso poi molte volte finiva per essere la piaga dell'alcolismo, un modo edificante di impiegare il tempo libero. Viaggiare era molto meglio che bere. Come imprenditore, poi dall'altro lato, Cook aveva intuito le potenzialità della ferrovia, altra invenzione famosa della rivoluzione industriale inglese, la prima rivoluzione industriale. Il treno a vapore è uno dei simboli della rivoluzione industriale inglese. Grazie ad essa ormai era possibile far spostare comitivi di poveri a questi contenuti. I viaggi di piacere quindi cominciano e saranno sempre più una prerogativa delle classi borghesi aristocratiche, con la diffusione progressiva di un crescente benessere, il turismo comincia a diventare un qualcosa alla portata di più persone, oggi pressoché di tutti, non solo degli appartenenti alle elite borghesi e aristocratiche. Si trattava quindi allora, se bisogna farlo diventare un fenomeno di massa, bisogna far diventare i viaggi semplici e accessibili. Quindi per fare questo l'agenzia di Thomas Cook doveva curare ogni aspetto, prima di tutto per l'economia, accordarsi con alberghi, ristoranti, per far soggiornare il cliente a prezzi ridotti. Chiaramente se garantisce un tot numero di persone, il ristoratore, l'albergatore può fare anche prezzi più bassi e quindi può permettere di lucrare sulla differenza con guadagno per l'imprenditore e prezzi più vantaggiosi dal punto di vista economico anche per i clienti meno abbienti. E poi bisognava semplificare il tutto, far sì che la gente potesse fare anche da sé in un certo senso. Ecco che allora il primo catalogo, il Cook's Excursions and Tour Advisor, o l'European Rail Timetable, raccolta degli orari di tutte le ferrovie europee. Qualcosa davvero sconvolgente se pensiamo che questa cosa venne appunto realizzata praticamente 2 secoli fa. Ma non bastava questo. Cook, la sua agenzia, la sua organizzazione, metterà i primi voucher addirittura, fondamentali oggi, diciamo quelli per un semplice turista, e speciali note circolari. In realtà poi questi col tempo diverranno i traveler's check, o qualcosa, questi assegni di cambio che adesso non esistono più, visto che ormai la moneta è diventata virtuale, ma che per molto tempo è stata usata appunto negli scambi internazionali, che consentono di viaggiare all'estero senza cambiare moneta. Si tratta appunto di praticamente di moneta, appunto più banconote, ma assegni in valuta estera. Quindi questa cosa già consentiva, semplificava molto, e questo chiaramente facilita ancora di più un viaggiatore. Ecco che allora questo ci fa capire come il successo della sua società, abbiamo già detto poi Thomas Cook & Son, sarà crescente. Qualche esempio: dalle prime uscite per le società locali a fine religioso, l'abbiamo già detto, e per i bambini delle scuole religiose domenicali, ai viaggi in treno fino a Liverpool e oltre, e poi i tour, dal primo tour organizzato in Scozia fino a quello per l'Europa intera, attraversando Belgio, Germania, Francia. E poi altri avvenimenti fatto la storia. Nel 1851 si ha la prima esposizione universale a Londra, il Crystal Palace,
Ebbene, la società, l'organizzazione di Thomas Cook organizzò la visita di ben 150.000 persone. Quindi notate ormai la quantità di persone che in un certo senso usufruivano di questo servizio e addirittura Cook organizza il primo tour mondiale, 7 mesi dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti fino all'estremo oriente, passato per il Mar Rosso e il Mediterraneo. Ormai non si tratta più del Grand Tour verso l'Italia, ormai l'ambito è il mondo intero. Si può quindi così ben dire che con la Thomas Cook, grazie a lui e alla sua società, è un nuovo modo di viaggiare e di conoscere il mondo. Ma non è solo questo, c'è ancora qualcosa d'altro. E le guide di viaggio? Quando sono nate le moderne guide di viaggio, che magari ancora noi in maniera cartacea o virtuale utilizziamo? Questo sarà l'argomento della prossima breve lezione. Grazie anche questa volta per l'ascolto.